Bah, i pranzi di corte sono davvero stomachevoli. Modoga ha il palato fine. Le piace mangiare quella roba. Io preferisco le bettole. Piatto del giorno, zuppa del silenzio. Niente male. Oste, per me è la solita brodaglia. Ma guarda che c'è! Il critacone della mia zuppa! Gidan, che fine avevi fatto? Ti trovo in forma, giovanotto! Sì, infatti va tutto bene. Allora una zuppa del silenzio! È pronta in un attimo! Perché non ti togli di mezzo? Senti. Sì? Che ne diresti di un giro in idrovolante tu e io soli? In idro che? Non ci sei mai stata, vero? È bello! Dall'alto si vede il castello di Lindblom. Ehi tu, fai troppo vento con quella coda. Mi raffreddi la zuppa. Parli tu che ne hai una identica alla mia! Vuoi paragonare la mia coda alla tua? Oi, oi, ragazzi, andate fuori a litigare! Ciao, Gidan. Ciao! Mi sfugge il tuo nome. L'hai dimenticato? No, me lo ricordo. Mimmi, no? No. Certo, sei Barbie. No. Ho capito! Tu sei la topina che viveva vicino a casa mia quando ero piccolo! Caspita, sei una signorina ormai! Smettila, cretino. Dai, che scherzavo! Io non dimentico mai i nomi delle belle donne! Fresa! È da una vita che non ci si vedeva! Eppure non sei cambiato per niente. Quanto tempo è passato dall'ultima volta? 3 anni, forse. Già 3 anni. Hai saputo qualcosa del tuo fidanzato? No, niente. È per questo che sei venuta qui a Lindblom? Sì, per la sagra della caccia. Si radunano qui tutti insieme i migliori cacciatori del mondo. Vedrai che lo troverai. Tu non partecipi? Che Io passo. vigliacco. Non hai intenzione di tornare al tuo paese? Non ho nessun motivo per tornare a Burmesia. E poi Burmesia non ha più bisogno di me. Bene, Bran, Buri. Sì, però da quando papà è morto, mia madre è cambiata. Lo amava tanto, Buri. Sarà stata dura per lei. Ultimamente ci sono strani tipi che girano per il castello e lei non mi dà più ascolto. È irrequieta e temo stia tramando qualcosa. Il popolo d'Alexandria non si fida più di lei. Tutti dicono che le cose sono cambiate dopo la morte di papà. E così vi siete pure rivolta a me, caro amico di vostro padre. Sì, sono certa che mia madre ascolterà i vostri saggi consigli. Aspettavo lo scinolante perché volevo fuggire dal castello e venire qui da voi. Casualmente mi sono imbattuta nei Tantarus, che volevano rapirmi. Casualmente? Oh no, Puri, sono stato io a ordinarglielo. Come? L'avevo promesso al re di Alexandria che avrei protetto io sua figlia dopo la sua morte. Mi ero accorto che stava succedendo qualcosa di brutto nel vostro regno.
Tuttavia, non Budi, potevo intervenire direttamente. Sarebbe esplosa la guerra. Visto che Calò mi doveva un favore, gli ho chiesto di spacciarsi per una compagnia teatrale e rapire la principessa con lo scenalante. Il regno d'Alexandria non ci ha ancora chiesto aiuto. Perciò, se agiremo con Budi Cotela, non si accorgeranno di noi. Ho visto i maghi neri a Dali, golem senza cuore, mossi da poteri magici. Era un intero esercito, e gestito da Alexandria! Non so cosa succederebbe a Vivi se mia madre usasse questo esercito di maghi per... State tranquilla. Anche se ci provasse, i nostri dovolanti non glielo permetterebbero. Lasciate fuori a me, Bri. Aiutatemi! Vi supplico! Su, su, non c'è bisogno di tanti convenevoli, Budi. Lo faccio in nome dell'amicizia che mi legava a vostro padre. Grazie di cuore. Dove siamo? Siamo allo scalo degli idrovolanti, le cosiddette anime di Lineblum. Budi. Ma è vuoto! Infatti, usiamo l'idroscalo numero 1 come laboratorio di ricerca. Fino a 6 mesi fa c'era un prototipo di idrovolante. Un nuovo modello con uno strepitoso buonimotore. Non ha nebbia, Budi Budi. Non ditemi che l'uomo che vi ha aggredito ve l'ha rubato! No, veramente, c'è una graziosa fanciulla all'osteria giù al borgo, di cui mi burinvaghi perdutamente. E allora? Così mia moglie Hilda, con un burincantesimo, mi trasformò in Scaraburi. E poi, ironicamente, chiamò l'idrovolante Hildegard I e volò via. Non torno più, Burisig. Ho cominciato i lavori per il numero 2, ma con me in queste condizioni non procedono. Sono stato un buridiota. Ma per la questione di Bran farò del mio meglio. Però la porta sud è danneggiata. Come si fa ad andare ad Alexandria? Per quello non vi preoccupate, stanno già riparando la porta. Una volta a posto ci andremo insieme. Sì, e mia madre vi darà ascolto. Granduca. Che spavento quando mi hanno detto che lo scenalante era caduto. Ma Calò, un'ottima squadra. E tutto si è pure risolto bene. Oh. Hola, chico! Non vieni su Alexandria? Mi sento molto triste senza di te. Ci hai creduto? Che loco! Allora sei proprio una brava attrice. Sto creando un teatrino nel borgo d'Alexandria con l'oste che ha lasciato l'attività per il teatro. Con amor, Carmen. Buongiorno, Gidan! Sei già in piedi? Sì, l'ho visto quanta gente c'è alla Lineblum. È tantissimissima. Ma se uno vuole stare solo, come fa? Lineblum è sempre così, piena di forestieri. Gente che viene per diventare pilota, attori di teatro, aspiranti pittori. Accidenti! Certo, poi ci sono i disadattati come me. Sai, ho vissuto tanto tempo qui con i Tantarus. Perché vivevate qui? Il nostro covo è nel borgo teatrale. Sto andando lì. Vieni con me? Ma no, io faccio un giro diretto al borgo. Se vuoi ti accompagno. Vado da solo. Ah, ho capito. Sei in cerca di donne, eh? Per
Signor Tintirintina, come grande Limebloom! Non mi gira il capezzo in questo borgo! Perdonatemi! Che vuoi? Ma da che sei mascherato? Da Lancillotto? Ma io veramente mi sono perso! Mi porteresti al castello, per cortesia? È una nuova tecnica per abbordare? Credi che possa cedere a un contadinotto come te? No. Togliti tutta quella latta di dosso, sei fuori moda. Come? Che fai? Corteggi anche le vecchie come me? Sei messo male? Però un pensierino ce lo farei anche. Io volevo solo... Dillo subito, no? Mi hai fatto arrossire per niente. Questi sono la nostra specialità, i rinomatissimi sottaceti di Erbaghisa. Ne vuoi uno? Come puzzano! Tanto puzzano quanto sono buoni! Va bene, datemene uno. Qui la gente ne va pazza. Li mangiano due a due. Però niente male. Che diavolo fai? La fiamma è troppo forte. Non capisci niente. Il calore è fondamentale per fabbricare le armi. Ora è troppo forte. No, è troppo basso. La smetti di fare chiasso. Non vedi che ci sono i clienti? Tu sei bravo solo a parlare. Come stai? Ti preparo qualcosa per la sagra? Con questo che è? È profumatissimissimo. Quasi quasi me lo compro. Sarà roba che si mangia. Dal colore si sembra buonissimo. Sembrano i supplì di scarabolichi che mi preparava il nonno. Sagra della caccia? Evviva! C'è una sagra! Signorina, mi dai questo? Sei fortunato, bambino. Sei l'amichetto Muguri? Perché? Questi sono i semi di Kubo, il dolce preferito dei Muguri. Ah, davvero? Comunque, Corte Dolce, è l'ultimo. Come sei carino! Tieni, ti regalo! Grazie! Ah, se senti... Che cos'è la sagra? È una festa dove liberano tutti gli animali nella piazza! Gli animali? Che bello! Allora è come uno zoo! Ho capito! Grazie! Ehi, ehi! Ah, è già andato via! Forse dovevo dirgli che più che animali, quelle sono belle per ora!